parla di spesa farmaceutica, no? Allora, siamo tutti d'accordo, penso che su certi disturbi è essenziale il farmaco, quindi forse mi collego anche a quello che diceva il collega psichiatra. Di cosa stiamo parlando? Forse dobbiamo anche distinguere di che tipo di pazienti stiamo parlando. Probabilmente un paziente con un livello di gravità di un certo livello non potrà vivere senza il farmaco, è essenziale il farmaco. Quindi noi dobbiamo agire su invece quella fascia di pazienti che forse potrebbe anche evitare di prendere l'antidepressivo o l'ansiolitico per un semplice evento che capita comunque a chiunque. A chiunque può capitare un qualsiasi evento che possa scompensare anche momentaneamente. Quindi, nel senso, cioè volevo fare questo distinguo, no? Quindi, vediamo di chi stiamo parlando: del paziente psichiatrico, psicotico, o magari con una certa con la dipendenza, eccetera, oppure stiamo parlando della persona magari che ha perso il lavoro, oppure che gli è stata diagnosticata una malattia, quindi, oppure una malattia un familiare. Quindi, appunto, volevo dire, vediamo un po' di chi stiamo parlando, che è un po' diverso. 17% si parlava, però siamo d'accordo che chi ha bisogno deve prendere, però quelli che non devono prendere sono una bella fascia, anche perché sono farmaci di libera scelta, sì, di libera vendita. Quindi penetrare in un concetto di formazione e far sì che non li prendano già potrebbe essere un argomento interessante. Beh, questo è quello che veniva fuori anche prima nelle altre relazioni, cioè se, torna al discorso della presa in carico, la presa in carico ovviamente deve essere gestita in una certa maniera. Quando parlavo del tempo in cui viviamo noi medici di famiglia nell'incertezza, parlavo proprio di questo. Intanto non è così facile arrivare a una diagnosi di altro, primo. Secondo, quell'altro potrebbe non essere una malattia, potrebbe essere un evento naturale che si esaurisce in poche settimane. Se leggiamo il DSM-4 e quinto, io mi sono spaventata, l'ho richiuso, me lo sono fatto restare dal centro di salute mentale e sappiamo come nasce. Cioè, se abbassano il famoso punteggio per la depressione, io vorrei sapere quanti di noi non sono depressi. Uno. Per cui è pericoloso anche certe cose. E quindi, secondo quello che ci fanno la stima, noi prescriveremmo, in base a quella nosografia lì, pochi psicofarmaci per la depressione. Allora mi viene in mente di dire andate, ok? Perché se io so che quella persona è depressa e lì conta il discorso della conoscenza e del nostro tempo che abbiamo con il paziente, quindi il percorso nostro di conoscenza non avviene in tre incontro, avviene nel corso degli anni, ok? Quindi io so benissimo se quella persona lì sta traslocando oppure ha avuto il lutto, so benissimo. Allora, fino a l'anno scorso, quando è stato l'ultimo DSM-4, era. Allora, il lutto patologico veniva considerato oltre un anno della durata. Adesso siamo a 2 settimane, ragazzi. A noi ci scappa da ridere. Ok? Questo vuol dire, quindi stiamo attenti alle sovradiagnosi. Stiamo attenti alle persone borderline, quindi stiamo parlando di persone normali. È normale che uno si senta triste perché è morto il marito o il figlio o eccetera, eccetera. Quindi il nostro discorso che facevo io non è perché io ho una cioè credo che aver fatto il medico da 30 anni servirà a qualcosa. Per i giovani il consiglio è questo, dovete anche il discorso della stupidità di Balint, abbiamo anche il coraggio di quello che stiamo facendo e della nostra incertezza, che poi deve essere valutata anche con gli specialisti. Però io credo che dobbiamo prendere un attimino, cioè tanto ci diamo una calmata tutti, ok, dopo tutto il resto. Però secondo me è importante quel lasso di tempo in cui i non sintomi diventano altro, diventano più chiari. Potrebbero anche, guarda caso, mi pare, non vorrei dire cazzate perché io con la matematica non vado d'accordo, ma che comunque per il 40% si risolvano da soli. Cioè, abbiamo un attimo di pazienza e meno ansia. Sì, perché nel senso che ci sono ancora un po' di interventi, siamo in chiusura, per cui passo un attimo la parola al dottore che aveva chiesto, poi ripasso qui, poi magari facciamo sintesi. Sì. O poco o poco se non due passi. Ok. Ce ne vengono una roba velocissima in realtà. Era per dire
che sono non d'accordo di più con quello che ha detto rispetto a generale Cadorna e affini, però rispetto ai dati, volevo dire, sempre sul discorso che facevamo prima dell'evidence based, che i dati ci sono di già, cioè ce ne sono tantissimi e anche abbastanza eclatanti. Ad esempio, il trattamento a livello psicoterapeutico dei pazienti che adesso non vengono trattati, si stima una riduzione della spesa sanitaria del 17%, cioè abbiamo già i numeri da portare. E poi, vabbè, ma ci sarebbe anche un discorso politico, nel senso che poi la riduzione della spesa sanitaria significa anche riduzione del PIL, e insomma, vabbè, ma non entriamo in questo. Però i numeri ci sono, ecco, li abbiamo già, quindi... Bisogna portare. Grazie. Voleva chiudere un momento. Dottor psichiatra, voleva finire. Lo chiama così, scusi, non ho chiesto. Ci sono chirurgi castrignanola, una centrifuga mentale di Gemona, referente per il bar canale Canal del Ferro, Tarvisio e quant'altro. Allora, dove conte c'è già? Dove conte c'è già? Sì, tranne come parlamento. No, allora la questione che ti dicevo, no? Che diceva la collega, che evidentemente ha esperienza in termini, no? Anche di valutazione, è fondamentale la questione a cui facevi riferimento in termini di presa a carico, quindi di conoscenza dell'utenza. Qualche tempo fa il contraddittorio che ho avuto con un collega che lavora nella prevenzione, lui diceva l'OMS ha detto che ci saranno, io ho detto guarda, entriamo nel merito, no? Perché l'elaborazione di un lutto è una depressione in qualche modo negativa, ma è necessaria, se tu gli dai i farmaci, quello il lutto non l'elabora, tu credi di aver fatto un buon lavoro, in realtà questo dopo qualche anno t'ammazza. Quindi torna a dire la competenza, lo psichiatra che poi ha fatto, si è formato in termini psicopatologici e psicologici, il medico di base che ha esperienza, no? La collaborazione in questi termini può servire, non lo so se a risparmiare soldi, ma sicuramente a rendere un servizio di risparmio. Anche a risparmiare soldi. Bravo, concordo, grazie. Andiamo, ecco, allora se mi consentite andiamo un attimo in chiusura, io mi permetto insomma di riprendere alcuni degli argomenti, ecco, che sono emersi, ma sapendo che in realtà oggi non abbiamo chiuso niente, però abbiamo aperto molto e questo credo che possiamo dire insomma che ha funzionato. Ha aperto molto in questo senso, però mi sento quindi allo stesso tempo di voler riprendere alcuni concetti, se mi permettete, insomma, che sono emersi oggi, anche perché i medici li guardavo, io amo guardare le espressioni non verbali, via dicendo, quindi coglievano molti assensi, molti non saprei come tradurli, ora insomma credo di aver reso l'idea, ecco, stupore, ma anche tanti punti di domanda si vedevano, e quindi in questo senso lontanissimo dal poter esaurire insomma tutte le, credo, miliardi di domande che sono emerse e che spero che siano emerse, perché solo da qui si parte, ci tengo a dire questo, quindi riprendo alcuni spunti insomma che sono emersi oggi. Lo ricordava la dottoressa Fiorini, lo ha ripreso poi la dottoressa, i nomi, il discorso di Elisabetta, ecco, forse mi viene più semplice, la dottoressa Elisabetta, prima di tutto il paziente come esperto di se stesso, nel senso che chiaramente non sa dare una diagnosi, un'etichetta come diamo noi, tuttavia se accompagnato adeguatamente sa esprimere qual è il proprio disagio, ci sa far capire perlomeno che sta male. Mi ha colpito la donna, la signora di 84 anni, no, che dice non ho niente fisicamente che non va, eppure non sto bene. Questa è insomma una grande esperienza, anche perché per esempio luogo comune vuole, senso comune vuole che 84 anni una, perché deve, ma che si mette in discussione, e invece sì, si può stare male dentro anche a 84 anni, e questo credo che sia importante. Un altro elemento chiave che è emerso è quando parlavamo del professionista come veramente primo strumento, non solo il professionista psicologo, i professionisti, siamo noi i primi strumenti, noi con la nostra pancia, mi viene da dire, oltre forse ancora prima che con tutta la conoscenza che abbiamo.
perché sono sicura, parlo insomma, di psicologi, senz'altro sono più esperti di questa cosa che dico adesso, ma anche ai medici non ho dubbio che molte volte davanti al paziente non avete la diagnosi, perché una diagnosi non c'è un sintomo apparentemente, eppure c'è qualcosa che vi dice che c'è qualcosa che non va. E allora che cos'è quello? Quello è quella parte di strumento che siete voi come persona, che siamo noi come persone, che poi può attingere alle conoscenze. E quindi è chiaro che l'avete detto, è stato ripreso, io lo risottolineo, la relazione è fondamentale. Tante volte veramente non serve mandarlo da nessuno, la persona ha solo bisogno di avere un professionista, in realtà un'altra persona che dall'altra parte non cerca per forza di catalogarlo dentro un'etichetta di diagnosi. Ah, tu sei depresso, anche perché ricordiamoci, è stato detto, che nella misura in cui diciamo alla persona che è un depresso, soprattutto se siamo esperti, quella persona, depresso o non depresso, si comporterà così e cercherà per coerenza percettiva la conferma di questa cosa. Differente dire, ok, se in questo momento stai soffrendo di un disturbo del tono dell'umore, probabilmente anche di una depressione, ma dalla depressione si può guarire, dall'essere depressi no. Questo è, credo, la cosa importante. E so che è davvero, lo butto solo lì, io confido davvero che avremo modo di darci più tempo per questa cosa. Mi pare che rischiamo il fraintendimento fra alcuni concetti di base. Abbiamo parlato di approccio, allora sicuramente come ordine lavoreremo, ci diamo come ordine degli psicologi, ci diamo il compito di lavorare su una mappa che sia più chiara per voi. Attenzione però, non possiamo fare una mappa, sarà intuitiva in questo senso, ma perché? Perché non possiamo confondere l'approccio teorico con la scuola e non possiamo confondere questo... con la scuola da cui arrivo, in cui mi sono specializzata, e non possiamo confondere questi con la specializzazione dell'intervento, me lo sono anche scritto, che sono poi ancora attitudini diverse e queste non sono ancora le competenze. Cioè tutti questi concetti sono concetti diversi che, per quanto siano uno unito all'altro, sono cose diverse. L'esempio personale, non voglio rubare troppo tempo, ma insomma io arrivo come cognitivo interazionista, quindi cognitivo interazionista, un'altra roba ancora più specie, una delle scuole più piccole d'Italia che fa questa cosa qui, la maggior parte degli psicologi non la conosce, per capirci, neanche all'interno insomma della nostra formazione. E tuttavia poi nel tempo ho avuto la fortuna di avere contaminazioni di analisi transazionale, mi sono formata come ipnosi, di Gestalt, prima si parlava di Gestalt, che è un approccio, non è l'approccio all'esperienza o all'emozione, ok? È uno dei tanti approcci, adesso sto facendo così. Io credo che, come ciascuno di voi immagina, medici compresi, la persona sia, lo specialista sia dato dall'insieme delle proprie esperienze e contaminazioni. Quindi cercheremo di creare questa mappa. Vi chiedo di non cercare, come posso dire, poi quando l'avremo fatta, cioè di non confondere l'approccio con la specializzazione, perché non è così. Quindi in questo senso credo che lo strumento prima di tutto sia conoscere, parliamoci, conosciamoci di persona, perché è quello che da, secondo me, vi può supportare un po' di più, perché appunto l'approccio non è competenza. Giusto per due cose, contro transfer, l'avete sentito, immagino tutti parlare transfer, contro transfer, il contro transfer di fatto, che a volte viene visto come una cosa brutta, perché se sono in contro transfer non sono tanto bravo, in realtà il contro transfer altro non è che quello che il paziente, il cliente, l'utente mi muove, e che in realtà, compreso, io credo che il dottore meglio insomma di me sicuramente può spiegare questa cosa, e tuttavia può essere, dicevo, il contro transfer non più, non solo quella cosa brutta che proviamo, ma in realtà uno strumento che ci lascia comprendere in che tipo di relazione siamo, non per buttarla via insieme con, o perché diventi un problema, ma proprio per saperla utilizzare nella maniera corretta. E quindi, giusto in chiusura davvero, mi sono scritta, attenzione, perché così come ogni sintomo, un messaggio, allo stesso tempo, seppur un episodio, un singolo episodio per esempio d'ansia, ok, non è niente, perché è vero, insomma, chi di noi, ma adesso chi di noi non ha mai provato un po' di ansia?
forse un alessi timico, ma tutti noi insomma in qualche maniera. Ah, ecco, io sicuramente sì, anche se non dovevo dire nulla e parlare di nulla. Quindi è normale. Allo stesso tempo, ok, ed è solo la collaborazione che può aiutarci a capire questo, può, se non è preso e supportato adeguatamente, strutturarsi in un problema. Io non amo dire, quando le persone arrivano da me, mi dicono un problema. Ok, parliamo di che difficoltà ha, perché deve essere per forza un problema, quindi in questo senso. E quindi è importante risignificare il sintomo, in questo senso che resta, è chiaro che l'invio, la relazione, la conoscenza sono cose davvero importanti. Io sì, in questo senso mi sento di aver voluto riprendere alcuni concetti di base che avete riportato, che sono però credo davvero fondamentali. Sicuramente ho lasciato e dimenticato molto, ma insomma confido, ci voglio credere, che avremo modo di riprenderci e di ritrovarci con più tempo, proprio in un dialogo che tra l'altro è stato bellissimo direttamente insomma con voi. Vi ringrazio i relatori tutti, siete stati bravissimi. Grazie.